Stefano Sarrizu, una salvezza meritata. Una salvezza allucinante, di che è meritata, una salvezza che ci siamo meritati con i denti fino alla fine, con le unghie e con i denti, perché se andiamo a vedere ci serviva, bastava un punto in tutto il campionato per uscirne e non fare manco i playout. Abbiamo sfidato una squadra che in casa nostra abbiamo affrontato ad armi pari, si sono fatti valere loro, ma noi alla fine avevamo una fame e una voglia di vincere in più, secondo me. Data dalla piazza, data da diverse situazioni, data dal fatto che non meritavamo questi playout, lo dicono i numeri, l'hanno detto i fatti e oggi siamo molto felici di essere riusciti a raggiungere l'obiettivo che era la salvezza. Tu sei stato uno dei trascinatori di questa squadra, in alcuni momenti si è vista un po' nero perché non si vedeva questa squadra venire fuori, sembrava anche che non ci fosse il gruppo. Poi piano piano le cose sono cambiate, si è un po' cementato anche il gruppo. Ah sì, il gruppo, questa è stata una squadra che è stata tra virgolette stravolta e messa diciamo a nuovo. È normale che avendo tanti giocatori diversi e nuovi che si devono conoscere con caratteri completamente diversi, è lì che si conoscono le persone, i caratteri e si cercano di unire e cercare di farli andare d'accordo. Non è stato facile, però ci siamo riusciti. È il problema di tutte le squadre ad altissimo livello. Noi siamo stati bravi perché siamo riusciti a costruire il gruppo sino all'ultimo giorno, che è quello che ci ha permesso oggi a salvarci. Se non avessimo costruito questo gruppo tardi, quanto volete, può essere tardi, può essere presto, ma anche se l'abbiamo costruito sul tardi, ci siamo riusciti ed è la cosa più importante. Costruirlo anche sul tardi, però il giorno prima di una partita, è quello che ci permette poi di vincere, perché oggi ha vinto veramente la forza di volontà, la squadra e tutto quanto. Una tua dedica. Allora, questa la dedico alla mia ragazza che mi supporta e mi sopporta tutto l'anno. Una distanza che poi non è solo uno, sono due. Questa dedica la faccio a lei, a Clarissa, e poi questa dedica la faccio alla mia famiglia che mi è stata vicino, che mi sta sempre vicino, a mio padre che mi segue tutte le partite, che è il mio primo tifoso e sono fiero di lui, come lo sono della mia famiglia, di tutte le persone comunque che mi vogliono bene, che anche qui a Sassari mi hanno sostenuto. Tanti tifosi qui a Sassari, questa maglia in 2 anni, una vittoria di un campionato e una salvezza conseguita, è motivo d'orgoglio per te. Un motivo di orgoglio grandissimo perché, ripeto, non c'è cosa più bella che innanzitutto fare del proprio sport un lavoro, del proprio sport la passione. Non c'è cosa più bella che essere apprezzato dalle persone, dai propri compagni, dalla gente. È una cosa bellissima, una cosa penso che credo che a tutti piacerebbe. Io sono felice e orgoglioso di essere voluto bene qua, come io voglio bene a queste persone. Grazie, complimenti a Stefano Saric. Grazie a te. Ciao.